siamo con Daniela Formaggiarini, giornalista, che ha moderato le fila di questo workshop, direi molto bene, tracciando delle linee molto precise e puntuali tra tutti gli interventi che si sono susseguiti. Volevo chiedere a Daniela cosa pensa di questa nostra iniziativa e se ritiene che vi siano magari delle opportunità di poterla portare avanti, ovviamente cercando di capire che risorse utilizzare, umane. Allora, la risposta è lapidaria, bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti perché le valide maggioranze, nonostante tutto, stanno battendo una crisi molto evidente, perché hanno buttato molto sullo sport, hanno buttato molto sul divertimento, hanno buttato molto sul tempo libero. Le valli di minoranza questo non l'hanno fatto, l'hanno fatto in termini diversi, per quindi adesso è proprio il momento che le valli di minoranza sappiano mettere in evidenza quelle che sono le loro peculiarità. E le peculiarità delle valli di minoranza sono il quotidiano. Il far vedere alla gente come viene fatto un formaggio, ma con calma, tranquillamente, il vedere come un postino o come la posta distribuisce, il vedere come escono i bambini dalle scuole, il vedere come si raccoglie i fiori, ma tantissime cose, cioè bisogna veramente insistere sul quotidiano di qualità. Benissimo, direi che come linea condivisibile e poi vediamo come va. Grazie davvero.